A te, conduttrice di schiere, vada il canto della vittoria, poiché mi hai riscattato da tremende sventure. Io ti dedico inni di ringraziamento, o Madre di Dio, e tu che possiedi l'invincibile potenza, liberami da ogni pericolo, affinché io ti acclami, rallegrati, sposa non sposata. È l'inno che l'antica città imperiale di Costantinopoli dedicava alla protezione della Madre del Signore, affidandosi alla sua intercessione nei grandi pericoli che incombevano su di essa. E con questo canto struggente, intonato davanti all'immagine della Madonna di San Luca nel santuario sul Colle della Guardia, si è aperta la visita dal 18 al 20 novembre di Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma e Patriarca Ecumenico. Sua Santità è venuto a Bologna su invito dell'Università degli Studi, che gli ha conferito una laurea honoris causa a Ravenna in conservazione dei beni culturali. A Bologna il Patriarca era ospite dell'Arcivescovo Monsignor Carlo Caffarra, che gli ha messo a disposizione la propria residenza estiva. Il Centro della Voce ha curato l'organizzazione degli eventi culturali legati alla visita. Il suo primo incontro ufficiale con la città è avvenuto nello scenario dell'Aula Magna Santa Lucia dell'Ateneo, dove ha partecipato ad un incontro accademico dedicato alla tutela e alla difesa dell'ambiente. Il Patriarca, noto in tutto il mondo per la sua sensibilità ecologica, ha messo in evidenza come proprio la mentalità secolaristica ha portato all'abuso del creato, togliendo all'uomo il rispetto che si deve alla natura uscita dalle mani di Dio, e ha quindi ribadito il ruolo dei credenti in questa direzione, un ruolo nel quale non esistono divisioni. Dal Patriarcato Ecumenico è così venuto l'invito a tutto il mondo ortodosso di fare del 1 settembre la giornata di preghiera per la tutela e la difesa del creato. Bartolomeo I ha esteso questo invito anche alla Conferenza Episcopale Italiana tramite i vescovi cattolici che assistevano all'incontro. Un altro momento suggestivo della permanenza bolognese di Sua Santità è stata la visita alla basilica che sorge proprio sotto le due torri e che porta il nome del suo santo patrono. Il Patriarca è rimasto colpito dalla bellezza dell'edificio sacro e dalla calorosa accoglienza. Bartolomeo e Gaetano sono i nomi dei due santi, uno l'apostolo che evangelizza terre d'Oriente, l'altro un santo della Chiesa occidentale. Il Patriarca, nella sua omelia improvvisata in un perfetto italiano, ha messo in evidenza che la via della santificazione non conosce divisione. Ad accoglierlo, oltre al vescovo ausiliare Monsignor Ernesto Vecchi, il parroco Monsignor Stefano Ottani, anche numerosi sacerdoti, canonici della Basilica e parroci delle chiese della diocesi che portano il titolo di San Bartolomeo e di Sant'Andrea, l'apostolo protettore del Patriarcato d'Oriente. Certamente un evento di portata storica per la città di Bologna. Il Patriarca Bartolomeo I è l'ultimo successore di una grande schiera di santi padri della Chiesa, tra i quali San Giovanni Crisostomo, San Gregorio di Nazianzo, che hanno retto la cattedra episcopale dell'Apostolo Andrea. Andrea e Pietro, i due fratelli apostoli, nei quali la Chiesa di Roma e la Chiesa di Bisanzio riconoscono le origini apostoliche e la loro connessione con Cristo. La Basilica di San Petronio, orgoglio della Chiesa bolognese e simbolo stesso della sua identità più profonda. È stata lo scenario per il momento più alto di queste giornate di grazia, la celebrazione comune del Vespro secondo il rituale della Chiesa di Costantinopoli, presieduto dal Patriarca Bartolomeo insieme all'Arcivescovo Carlo. Cattolici e ortodossi non possono partecipare insieme alla Santa Comunione, che è la più alta manifestazione di una unità che purtroppo non è ancora presente, ma adorano l'unico Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, si riconoscono reciprocamente come discepoli di Cristo. I loro vescovi e sacerdoti sono successori degli apostoli e nei santi sacramenti rendono presente e operante l'opera santificatrice di Dio. Da qui l'altissimo significato di questa solenne preghiera della sera, condivisa fraternamente mentre inizia il comune giorno festivo della domenica, giorno della risurrezione di Cristo. Accanto al Patriarca e al Vescovo Gennadios, metropolita ortodosso d'Italia e di Malta, il parroco locale della comunità greco-ortodossa, Archimandrita Dionisio, e altri vescovi e sacerdoti ortodossi.
di fronte al Patriarca, all'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Carlo Caffarra, con il suo Vescovo ausiliare, i canonici di San Pietro e San Petronio e numerosi sacerdoti della diocesi. Era presente anche il Cardinale Roger Echegaray, inviato dal Papa Benedetto XVI e l'autore di un suo messaggio. Numerose le autorità presenti, tra le quali il sindaco, il presidente della provincia e il magnifico rettore dell'Ateneo che ha conferito la laurea honoris causa al Patriarca. Il prestigioso coro bizantino, diretto da Licurgos Angelopoulos, ha animato la celebrazione secondo il rituale patriarcale. 1054-1204 sono le date che costituiscono l'apice dello scisma. Le reciproche scomuniche, sancite in modo irrimediabile dalla nefasta Quarta Crociata, che porterà i cavalieri d'Occidente all'assedio di Costantinopoli. Secoli di storie parallele, culture contrapposte, vicendevoli diffidenze, infiniti errori politici e culturali, malintesi teologici, ignoranza reciproca. Questo è il vero scoglio della divisione che pesa ancora tristemente tra i cristiani di Oriente e di Occidente. Scisma, spaccatura, divisione. La Chiesa, fondata da Gesù Cristo, una, santa, cattolica e apostolica, non mostra più visibilmente il suo volto. La comunione dei figli di Dio è lacerata dal peccato. La ricomposizione dell'unità visibile dei cristiani è prima di tutto un dono di Dio e come tale deve essere continuamente invocato. È poi anche un impegno che nasce dalla conversione del cuore e dalla penitenza. È poi necessario che tutto il popolo di Dio sostenga il dialogo dei teologi, dei pastori e degli esperti, creando occasioni di amicizia, di reciproca conoscenza e di collaborazione. E la visita patriarcale a Bologna è stata certamente un passo avanti che ha creato la possibilità di rinsaldare un'amicizia già esistente, ma che ora si è allargata e ha assunto dimensioni veramente comunitarie. Dopo secoli di inutili tentativi di dialogo, spesso legati anche a interessi politici, è forse giunta nel XX secolo l'ora di cominciare a tendersi la mano con amore e verità. Il senso di fede del popolo cristiano trasforma questa singolare assemblea liturgica in una corale manifestazione di culto divino e di affetto fraterno. Il discorso di Monsignor Caffarra è in realtà un inno di benedizione. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che benedice la Chiesa del suo Figlio unigenito con ogni benedizione spirituale e consola coi suoi doni il cammino del popolo di Dio. Gode oggi la Chiesa di Dio che è in Bologna, poiché le è stato dato dalla benevolenza divina il privilegio di cogliere voi, Santità, Arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma e Patriarca Ecumenico. Il Cardinale Echegaray, inviato da Roma, legge il messaggio del Papa Benedetto XVI. Attendo con gioia di incontrarla personalmente, quando, a Dio piacendo, potrò farle visita nel Patriarcato Ecumenico. Vorrei confermarle il mio impegno a dedicarmi alla santa causa della promozione dell'unità dei cristiani, che sta molto a cuore a Vostra Santità. Viene poi il momento atteso dell'omelia di Sua Santità Bartolomeo I, che saluta e ringrazia la Chiesa bolognese per la calorosa ospitalità. Rendiamo poi omaggio a Bologna, alla sua ricca e proverbiale umanità, alla sua storia, che in gran parte è anche storia del Vangelo. Fu in questo luogo che durante la persecuzione di Diocleziano, i santi Vitale e Agricola, il servo e il padrone, come riferisce Sant'Ambrogio, furono resi fratelli nella fede in Cristo e compagni nel martirio. E fu proprio Bologna, nel 1257, la prima città del mondo cristiano che con il Liber Paradisus riscattò per sempre gli schiavi,
in onore del nostro Redentore e Signore Gesù Cristo. Non possiamo dimenticare il primo atto che abbiamo avuto la gioia di compiere in questa permanenza, con la visita al santuario della tutta santa Madre di Dio, la Madonna di San Luca. Conosciamo la vostra devozione per la nostra Madre comune, una devozione che vi fa onore. Davvero, il santuario sul colle della Guardia è la preziosa icona costantinopolitana della Madre del Signore, è il presidio e l'onore di questa città e di tutti i suoi figli. E la solenne liturgia si trasforma in una festa di popolo. Uscendo dalle consuetudini, il Patriarca accetta di benedire insieme l'assemblea liturgica con l'Arcivescovo e il Cardinale, utilizzando il formulario tipico della Chiesa di rito romano. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Domenica 20 novembre, l'ultimo atto della visita, riservato più direttamente ai fedeli della Chiesa ortodossa. Nella chiesa greca di San Demetrio Megalomartire, in via dei Griffoni, chiesa messa a disposizione degli ortodossi nel 99 dalla diocesi di Bologna su disposizione dell'allora arcivescovo cardinale Giacomo Biffi, il Patriarca presiede la Divina Liturgia. Il piccolo edificio sacro, allestito secondo le tradizioni bizantine, non può contenere la grande folla. Un impianto microfonico diffonde l'audio della celebrazione nelle vie adiacenti. Al rito, in lingua greca antica, celebrato dal parroco Archimandrita Dionisio con il diacono patriarcale Andrea, erano presenti il cardinale Cegherai e Monsignor Gabriele Cavina, in rappresentanza della diocesi. Erano presenti anche ambasciatori e consoli di Grecia e di Cipro, insieme ai responsabili della comunità ellenica bolognese. I giovani e i membri del consiglio parrocchiale hanno curato l'allestimento della chiesa e il servizio d'ordine. Il Patriarca esprime il suo compiacimento per la vitalità della comunità ortodossa locale e per i buoni rapporti di amicizia, dialogo e collaborazione con i fedeli della Chiesa Cattolica. Facendo una eccezione al rito, dopo aver egli stesso personalmente recitato il Padre Nostro nella lingua dei Vangeli, chiede che venga di nuovo proclamato in italiano. Accanto a lui il metropolita Gennadios, vescovo degli ortodossi in Italia, e il metropolita Evsebios di Samos. Al termine della celebrazione il Patriarca fa dono di un turibolo bizantino e di un libro d'arte alla chiesa di San Demetrio. Poi distribuisce l'antidoron, il pane benedetto non eucaristico, che viene dato a quanti non possono ricevere la comunione. Il dolore di non poter comunicare alla Santa Eucaristia con i cattolici è in parte compensato dalla gioia della condivisione fraterna. Da parte sua, la diocesi di Bologna annuncia di voler mettere a disposizione della parrocchia di San Demetrio anche la casa canonica per la residenza definitiva del parroco e il servizio comunitario. Era l'ultimo atto della permanenza bolognese di Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli Nuova Roma e Patriarca Ecumenico. L'Oriente si è fatto più vicino. Dalla semplice amicizia tra fratelli cristiani, cattolici e ortodossi, legati dalla fede comune e dalla devozione alla Madonna Odigitria, si è arrivati, per grazia di Dio, a scrivere una pagina di storia su un libro il cui seguito conosce Dio solo.